Alfredo Pedullà, mercato di Pietro Lomonaco. Ma il mercato del Catania in questo momento è assolutamente bloccato, perché fin quando non stabiliranno in uscita se davvero arriverà la proposta importante, io devo dire soprattutto su Silvestre, avendo trattenuto Gomez, avendo soprattutto, perché per Gomez sono state fatte delle offerte anche importanti superiori agli 8 milioni di euro, avendo negato ulteriormente qualsiasi interesse nei riguardi di Martinuccio, è un mercato che decollerà nei prossimi giorni. Io credo che lo stipendio di Bianchi sia uno stipendio non da Catania, che Pozzi potrebbe essere una soluzione a livello di stipendio, ma Bianchi, per il tipo di ingaggio di Bianchi in questo momento, credo Bianchi sia molto... è il nome da Atalanta, come stiamo dicendo da un po' di Bianchi tempo. È il nome da Atalanta, ti volevo confermare attenzione invece... però a Pozzi per il Catania, Nicola Pozzi. L'ho detto adesso. Sì, detto sì, sì, no, che però Pozzi... attenzione perché io credo che è un anche obiettivo Pozzi mirato. Sia fuori... Io credo che anche Pozzi sia fuori mercato per Catania, perché Pozzi guadagna 1.300.000 euro, quindi credo che a Catania non si paghino certe cifre. Quindi Bianchi è assolutamente out. Volevo invece confermarti quanto abbiamo detto un paio di giorni fa: il Parma è forte su Floro Flores, sì, e soprattutto può impostare un discorso con l'Udinese per quanto riguarda D'Agostino. Non a caso il Parma ha bloccato qualsiasi tipo di contatto su Almiron, che potrebbe andare a Siena, mentre Gillet firmerà con il Bologna, credo, tra domani e dopodomani a 1,5 milioni rispetto al milione che era stato quindi pattuito. Siena che torna su Manninger. Il Siena che potrebbe tornare su Manninger o andare su un altro obiettivo, mentre tornando al Genova, Palacio in uscita, resistono molto per quanto riguarda Cuccica, fermo restando che questo derby Milan-Inter per Cuccica in prospettiva è abbastanza sbilanciato a favore del Milan, perché in questo momento, stiamo parlando del 2012, Preziosi gli affari li fa più col Milan che con l'Inter.